Benvenuti da Tina e Fabio. E oggi siamo qui per recensirvi la rivista Bomb. La rivista Bomb è partita così. Io sono, oggi sono tedesco, mi chiamo Manuel Neuer. Sì, tutte e due ci siamo messi delle maglie dei calciatori, visto che la rivista Bomber parla dei calciatori. Lei dei mondiali del 2014, sì, e io di Manuel. D'Italia, e lui di Neuer, così siamo tutti in tema calcio. Okay. E c'ho la sedia azzurra. Io c'ho la sedia azzurra. Sì, ok. Quindi, rivista Bomber bellissima, che e noi Pippo vi abbiamo già recensito cosa? Dillo un po'. L'album sempre della The Mix, e poi anche il box, però sì, del campionato 2017-2018, e hanno fatto la rivista con dentro il regalo delle bustine di appunto questo album. Quindi prendete l'album e alcune, poi il box, tutte le cose, e però potete trovare anche delle bustine. Qua troverete delle bustine anche con la rivista. Due bustine e due limited edition. E comunque adesso leggiamo bene. Di aprirle perché c'è la carta tutta. Allora, diciamo che Pippo è contentissimo, vero che l'ha preso. Cioè, infatti ho voluto subito fare il video. Allora, mi piace tantissimo la rivista. Allora, Bomber. Prima le limited edition. Aspetta, prima le carte. Io direi prima le limited edition, quindi che si può dire che è la base. Ok, diciamo prima con la rivista che cosa si ha, così poi dopo facciamo vedere le limited edition. Allora, questa qui è la rivista numero 9, Bomber. In regalo due esclusive cards limited edition. Ecco. Non voglio ancora vedere quelli che ci sono. E due bustini calciatori Adrenaline XL 2017-18 dell'album che abbiamo già recensito. Il prezzo è 3,90€ alla conquista dell'Europa. E c'è anche il calendario della Serie A dentro. Comunque è una rivista fantastica ed è della Panini Magazines. Allora, vai Pippo. Allora, ci sono anche dei poster dentro. Ci sono le limited edition. Vai. Una di The Vine, se non sbaglio. Cos'è? The Vine della Lazio. Questa qui. Ti mancava Pippo? Sì. Sì? Naturalmente sta continuando a comprare bustine per completare la collezione. E poi qui c'è il difensore. Poi... E poi qui penso che Poli. Sì. I polipi. Guardate che belle, le limited edition sono coloratissime. Poi qua hanno i punteggi e qua il ruolo. Allora, okay. Io direi che farlo vedere io, però direi di un po' abbassarlo così. Anzi no, io vado dietro, così sfogliamo bene e la vediamo insieme. Vediamo, l'hai visto? Bravissimo. Allora, è fantastica, con appunto già dei giocatori. Poi qua fa vedere i poster, il calendario alla conquista dell'Europa, ragazzi. Allora. Cioè, c'è una rivista Pokémon. Wow, Pokémon! Ti piace tantissimo? A lui piacciono tantissimo i Pokémon, da come avete potuto vedere. Okay. Allora, guardiamo un po' qual è. Dal 19 settembre in edicola Pokémon, il magazine ufficiale. L'unica rivista ufficiale con tutti i segreti, le novità e i trucchi su carte e videogiochi. Mega regalo! Wow, ragazzi, c'è ancora una bustina di regalo. Spolliciate se la volete recensita, vero Pippo? Allora, poi sommario. Ok, fa vedere un po'. Wow, Neymar! Sapete che a me piace tanto Neymar come giocatore. A chi è? Juventus Fiorentina. Federico Bendanneschi. Sì, vai Pippo, prima facciamo vedere così, così poi dopo la vedi tu. Immobile. Allora, Juve Fiorentina, Lazio Napoli, di qua. Poi Juve Torino, sì! Torino Pjanic contro Iago Falche. Ci sono tantissime informazioni. Milan Roma. Poi bentornato campionato. Che bello, ragazzi. Quante ovviamente quando mai non potevo mettere la Juve. Poi sì, qua c'è Focus campionato. Okay, appunto con qua tutte le squadre, i giocatori, vedete ci sono tutte. Ok, no. Wow, Belotti! Sì, noi tifiamo Torino, se non avete capito. Ok, andiamo avanti. Che non l'avete? Chi è? La fumettista Mirka? Ok. In interviste, ci sono anche delle interviste. Gioca con Bomber. Realizza una vignetta con i tuoi campionati preferiti e spediscela entro il 15 ottobre. Insieme al coupon che trovi qua. Ragazzi, mi raccomando, prendete questa rivista così potete scrivere a Bomber inviando la vostra vignetta carina. Poi, il futuro è adesso. E dai, voglio... qua iniziano i post. Beh, questo qui è Benevento, no? Questo sì. Qua, il ballo delle debuttanti. Questo... Sì, perché appunto è rimasto in serie. Allora, qua c'è il primo post che è di Higuain. Poi, e dietro c'è Icardi. Tu quale appenderai, Pippo? Icardi. Beh, Icardi. Poi, qua cosa c'è?
Ah, il calendario. Sì, perfetto. La Lazio. No. Vi spiego una cosa. Sì. Noi avevamo là in Puglia, giocava la finale della Supercoppa Lazio-Juve. Ha vinto la Lazio. Questa, se non sbaglio, la foto della Supercoppa. Sì, sì, Supercoppa. Bravissimo. Sì, Supercoppa. Ok, quindi c'è un altro poster. Se, poi il nuovo calendario. André Silva. Ah, qua c'è Neymar, il mercato dei record. Ok. Voglio sfogliarla io. Patin chic. Oh ragazzi, troppo bene, naturalmente se lo sfogliamo un po' veloce. Aldo Neymar. Ok, così voi la guarderete meglio. Il Re Leone. Ah, Messi. Anche Valentino Rossi. Poi Messi Style. Ah, delle domande. Ah, delle domande su Ciro Immobile, sì. Poi qua, non perdere il prossimo numero di Bomber in edicola dal 15 ottobre, quindi mi raccomando, se lo volete pollici in su. Perfetto. Che cosa c'è qua? Scritto qua? Che ci sono tre premium oro. Ma queste sono le carte più high della collezione. No ragazzi. Queste qui sono le carte più high di tutta la collezione. Wow. E qua? Ah, Yo-Kai Watch, l'avventura Yo-Kai Watch 2 definitiva. Comunque tantissime cose ragazzi. Poi qua dietro importante c'è lo spettacolare gioco della serie A Team con cards collezionabili. Infatti giocando, mettendo sul sito, sull'app i codici che ci sono dietro le card, potrete vincere fantastici premi. Qua già vi fa vedere alcuni bellissimi sul sito www.paniniadrenaline.com. E poi mi raccomando, scaricate l'app, vero Pippo? Noi l'abbiamo già scaricata. Allora, vai. C'è la bustina con gli high e con i caddi. Sì, facciamole vedere. Due bustine all'interno, vai. E io ieri passai con questo. Io vi dico. Sì. Allora, io quando ho aperto quel box che mi hanno fatto vedere nell'altro video. Sì, abbiamo aperto un intero box, ragazzi. Qua sopra adesso vi apparirà il link del video. Proprio abbiamo ecco. Tantissime carte. Speciale doppio. Allora ve le faccio vedere io. Sì, mettile però qua davanti. Okay. Allora. Lui chi è? Bessa. Doppio. Poi, aspettate, Galaminov. Galabinov. Non lo so. Naturalmente con gli accenti, non state a vedermi gli accenti. Aspetta Pippo, perché copri il nome non riesco a vederlo. Berezinski. Ok, magari sfoglio tu, ok? Io lo tengo e tu lo togli. Vai, togli. Poi Di Francesco. Kounaki. Aspetta. E poi c'è la speciale. Che cos'è Pippo? Quella è il Napoli che ho già trovato. Ah, muro d'acciaio. Questa qui l'avevo bellissima. Già trovata dentro il box. Sì? Già trovato. Ok. Poi Pippo, apri l'altra. Iniziamo. Bene, va con le speciali. Dai, una del Toro, ragazzi. Ho un altro fogliettino. Un altro fogliettino. Se all'interno si trovano questi qua che vi invitano a giocare online. Ah, allora. Una speciale. Allora. Aspetta, Pippo, dammi iniziamo qua. Iniziamo bene perché è della Juve, ma mi manca. Ma Marchisio gli manca, perfetto. Poi questo qui chi è? Sì. Aspetta, Pippo. Skriniar dell'Inter. Questo qui è dopo. Poi. Kalabinov, ah, l'avevano doppio, no? Berezinski, no, Di Francesco, no, no, doppio. Poi, Super Draft, chi è? Gagliardini, dell'Inter. Non ci credo. Bellissime le carte, come potete vedere. Facciamo... Dai, Pippo, un bel po' di card, che adesso andrei a mettere nel tuo raccoglitore, vero? Se le sta già dividendo. Ecco tutto quello che abbiamo trovato, allora... Con la rivista? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carte che mi mancano, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, 6 che gli mancano e 6 doppi, dai! Va quindi bene. In totale abbiamo trovato 12 carte. 12 card, bravissimo. Quindi eccola qua la nostra splendida rivista, veramente ci è piaciuta tantissimo, anche io la leggerò insieme a Pippo, mi ha incuriosito. Prendetela anche voi naturalmente, in edicola potete trovarla. E come avete visto trovate anche delle card all'interno, quindi andrete avanti con la collezione. Avevo delle limited edition. E due bustine. Allora vi dico una cosa. Sì. Le Limited Edition non c'hanno il numero della carta, perché appunto Limited Edition non c'hanno il numero. Ok, sì, lui è molto più informato di me su queste cose, bravo. Quindi ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se siete iscritti al nostro canale, vediamo tanti attivi, vi prego, se vi ricordate amici, lasciamo di Esta.
Estra bomba! Sì, ragazzi, mi raccomando, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre, noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina e Pippo, e ciao a tutti. Ciao!